In diretta con noi dal Senato Matteo Salvini, leader della Lega. Buonasera segretario, la ringrazio in diretta da Montecitorio, vedo, ecco, la ringrazio. Buonasera. Per essere qui con noi. Credo che in questo momento sia molto importante ascoltare anche le sue parole in quanto leader del principale partito di opposizione. Voi avete un ruolo, diciamo così, importante in questo momento di grande difficoltà e di emergenza che vive il nostro paese. Prima di entrare nel vivo di tutte le questioni, le voglio chiedere come si sente lei rispetto all'emergenza che stiamo vivendo. Ma ovviamente si sta attenti, si seguono le precauzioni che seguono tutti gli altri cittadini italiani. E poi c'è la famiglia, ci sono la mamma e il papà che, essendo del 1945 e del 1946, sento la mattina, il pomeriggio e la sera invitandoli a stare a casa, cosa che non farebbero perché il papà fra la parrocchia, il supermercato, il brigi, il volontariato sarebbe sempre in giro, non è il momento di essere sempre in giro. C'ho una sorella con un bimbo piccolo di 2 anni e ovviamente cambiano le abitudini. Ho 2 bimbi, anzi un ragazzo di 16 anni che è a casa da scuola e segue le lezioni online e che non va più a giocare a pallone, una bimba di 7 anni che è con la sua amichetta a fare i compiti da casa, e quindi è chiaro che cambia. Io sono abituato a stare in mezzo alla gente, a girare l'Italia da nord a sud, a incontrare. In questo periodo mi do dei limiti per rispetto soprattutto degli altri, che fanno tutti. La capisco molto perché anch'io dei genitori della stessa età dei suoi, e tutti i giorni io dico restate a casa, fatevi portare la spesa. Non è facile perché i nostri, insomma, genitori sono molto attivi, vorrebbero uscire. Invece dobbiamo dire, e sono contento che l'abbia fatto anche lei, al nostro pubblico, soprattutto alle persone più in là con gli anni, che devono limitare al massimo gli spostamenti e rimanere a casa. È una misura di precauzione nella salvaguardia della salute. Io ne approfitto per ringraziare i tanti sindaci, io sono in contatto con i sindaci della Lega, ma tanti sindaci di tutta Italia, tanti volontari. C'è un'iniziativa, ad esempio, dei militanti della Lega in Calabria che portano a casa delle persone la pasta, il cibo, i farmaci, perché c'è un mondo del volontariato e il mondo dei comuni che non si ferma, e quindi sta venendo fuori nel dramma l'Italia più bella, quella che magari fa un passo indietro ma tira fuori il meglio di sé. L'appello a chi ha 60, anzi 60 no perché fra un po' ci siamo, però a chi è un po' più avanti negli anni, magari per 15 o 20 giorni, di sospendere le attività di volontariato, aiutare il prossimo si può fare in tanti modi, ma metti che tu contagi qualcuno per aiutare il prossimo e poi il disastro non si arrende, anche perché io ho gli ultimi dati aggiornati dei territori che sono, ahimè, la miglior risposta a quelli che pensano che sia una normale influenza e che quindi non occorra cambiare nulla. Vi dico solo che in Lombardia, negli ultimi 2 giorni, solo nelle ultime 48 ore, ci sono stati 284 morti. Quindi non stiamo parlando di un male di stagione. Se ci sono centinaia di morti al giorno, evidentemente chiudere per un periodo limitato per partire poi tutti insieme più forti di prima non è una richiesta dei governatori della Lega o della Lega. Anzi, leggevo in questi minuti che anche i governatori del Sud stanno chiedendo al governo iniziative forti in tutta Italia, perché se non si chiude per un periodo non si ripartirà mai. Ne parliamo tra poco perché andremo in diretta a Milano. Intanto cominciamo da questo annuncio di questa mattina del Premier Conte, 25 miliardi di stanziamento in una fase temporale progressiva. Vediamo con Donatella Cupertino e poi voglio sentire il suo commento. Arriva il piano per l'economia, il governo punta ad incrementare le risorse a disposizione fino a 25 miliardi di euro. Misure per risollevare il paese allo stremo sotto l'attacco del coronavirus. Il governo sta pensando alla sospensione del pagamento di mutui, bollette e tributi su tutto il territorio nazionale, forse già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo. Stanno per essere varate misure straordinarie per il sistema sanitario e per l'accesso al credito immediato per sostenere la liquidità. È previsto il potenziamento di strumenti come la cassa integrazione allargata a tutte le categorie, 2 miliardi lo stanziamento previsto. 500 milioni serviranno per l'integrazione salariale anche per le imprese dai 5 ai 15 dipendenti. Saranno sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi e ci sarà una indennità per i settori più colpiti.
Per le famiglie, congedi speciali di 12 o 15 giorni saranno previsti per tutti i lavoratori e si potranno usare in alternativa al voucher babysitter fino ai 12 anni di età dei figli. Niente limiti di età invece per le famiglie con figli disabili. Il bonus potrebbe essere più alto per il personale infermieristico e si sta anche studiando un bonus per le famiglie che assistono anziani non autosufficienti. Ecco, segretario Salvini, dopo l'incontro tra le opposizioni e il governo di ieri avevate chiesto, insomma, maggiori interventi. Questo possiamo considerarlo un primo passo di avvicinamento rispetto alle vostre richieste? Sono contento perché viene riconosciuto il fatto che siamo forze di opposizioni che propongono, non stanno lì a litigare, a questionare. Noi abbiamo fatto queste proposte: fermare gli affitti, fermare i mutui. Pensiamo alle bollette della luce e del gas per chi ha un negozio che non può aprire le settimane, pensiamo ai tanti lavoratori autonomi, partite IVA, artigiani, rappresentanti di commercio che sono a casa a guardarci perché non possono fare altro. Noi da 10 giorni stiamo stimolando positivamente, riempiendo di proposte il governo per risolvere i problemi dei cittadini, e devo dire che all'inizio il governo era partito da 3 miliardi, 7 miliardi, 10 miliardi, 12 miliardi, adesso siamo a 25, noi ne chiediamo 30 e quindi fra un po' siamo d'accordo, perché è il momento in cui risolvere i problemi. Poi, passata l'emergenza, andremo a riavvolgere il nastro, a vedere chi non ha fatto, chi non ha detto, ma in questo momento dobbiamo risolvere i problemi e spero che i soldi, però lancio questo appello, ci siano in fretta. Perché per molte famiglie il problema non è la grande impresa, la Fiat, il problema, l'Italia è fondata sui piccoli, sull'impresa di 3 persone familiare, sul negozio, sulla bottega, sull'artigiano. Qua o i soldi arrivano entro marzo, o le garanzie arrivano subito, oppure rischiano di saltare migliaia di imprese. Quindi anche in questo caso stimoleremo il governo, accompagneremo il governo, perché questi soldi non arrivino in autunno, perché da qui all'autunno magari molti sono già falliti, arrivino subito. Che cosa dice delle misure annunciate dalla Commissione europea? Von der Leyen ha parlato anche lei di 25 miliardi, poco fa ha detto siamo tutti italiani, una frase, no, che richiama in qualche maniera l'essere berlinesi, che evidentemente von der Leyen ricorda bene. Come valuta il comportamento dell'Europa in queste ore? Ma guardi, se l'Europa c'è lo deve dimostrare adesso. Io oggi ho chiesto, anche per tutelare le imprese italiane, i lavoratori, gli imprenditori italiani, che le iniziative che stiamo prendendo in Italia di chiusura per mettere in sicurezza la salute dei cittadini siano prese in tutta Europa. Perché purtroppo, questo sta accadendo, qualcuno sta approfittando del virus fuori dall'Italia per fare guerra alle nostre imprese, ai nostri lavoratori, ai nostri imprenditori, ai nostri avvocati, ai nostri studenti, perfino ai nostri formaggi, ai nostri camion, ai nostri mobili. Io penso che sciacallare su una malattia per fare una guerra commerciale sia vergognoso. Quindi l'Europa dovrebbe estendere a tutta Europa la normativa che stiamo adottando noi in Italia, e io dico finalmente qualcuno da Bruxelles dice siamo tutti italiani, perché erano settimane che a Bruxelles continuavano a parlare di immigrazione, di questo e di quell'altro. Io vi dico ad esempio che ancora lunedì prossimo il primo punto all'ordine del giorno della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles non è il coronavirus, è l'approvazione del trattato cosiddetto MES, il salvabanche tedesche per intenderci. Ecco, io spero che il trattato sulle banche venga discusso un'altra volta e al centro si metta la salute, la vita e il lavoro dei cittadini. Credo che sarà inevitabile, anche perché un flash di agenzia di poco fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito Covid-19 una pandemia. Quindi questo vuol dire che è riconosciuta non più un'epidemia, ma una pandemia diffusa evidentemente in tutto il mondo. Voglio condividere con lei quest'altro documento, perché noi siamo andati questa mattina a verificare che cosa, come i nostri spostamenti sono cambiati in base al decreto del governo e come si stanno applicando a confronto stazione di Roma e stazione di Milano. Masucci e Forlani.
Roma, stazione Termini. La stazione è semideserta. La polizia ferroviaria ha allestito un punto di autocertificazione dove i viaggiatori vanno, spiegano le ragioni del viaggio e compilano il loro modulo. Ecco qua, non gliel'hanno chiesta, nessuno gli ha chiesto la certificazione. Varchi aperti, nessun controllo. Salve signore, Rai 1, da dove venite? Firenze. Firenze, vi hanno chiesto di fare un'autocertificazione? No. No. E qui la polizia vi ha controllato? No. No? No. No. Ci sono dei varchi completamente vuoti, passeggeri in entrata, in uscita, in partenza, in arrivo, completamente, senza controllo. Da dove vieni? Io vengo da Firenze adesso. Da Firenze. Ti hanno chiesto l'autocertificazione? No, niente, zero. No, a Firenze non te l'hanno fatta fare? No. No, e qui a Roma te l'hanno chiesta? Neanche. Stazione centrale a Milano, dove il personale della polizia ferroviaria e dell'esercito sta controllando tutte le persone che partono da Milano. Questo è il desk che è stato creato per chi non ha con sé l'autodichiarazione. Sono qui per lavoro e sto rientrando a casa. Sì. E quindi stai compilando questa sì. Autodichiarazione? Che ti è stata fornita dal personale di stazione? Sì, la polizia lì. La polizia mi ha mandato alla stazione qui dei militari, mi hanno chiesto il documento d'identità e quel modulo che io già avevo, l'autodichiarazione che avevo stampato. Ecco, apparentemente due realtà diverse, perché se a Milano c'è un'applicazione, abbiamo documentato, molto molto rigida, a Roma la nostra inviata ci ha raccontato poco fa insomma che c'è effettivamente un punto informativo dove si compila l'autodichiarazione, ma che però i controlli sono meno stretti. Ecco, secondo lei si dovrebbe arrivare evidentemente invece a un'applicazione su tutto il territorio, perché l'intera Italia è adesso zona protetta? Guardi, questo bel servizio mi fa venire due spunti che offro a chi ci guarda da casa in questo momento. Uno, che è quello che abbiamo chiesto al governo come sindaci e come governatori della Lega, quello che verrà fatto deve essere fatto in tutta Italia. Non puoi farlo in un pezzo di Veneto, in un pezzo delle Marche, in un po' di Piemonte o in una parte di Roma. Se vengono prese delle scelte, per serietà, per rispetto, per uniformità, devono essere prese in tutta Italia. Perché Dio non voglia, se quello che sta accadendo nell'ospedale di Cremona dove vi collegherete o nelle province di Brescia, solo a Brescia fra ieri e oggi 423 contagiati in più e 37 morti solo in provincia di Brescia, se questo perché non si fa una scelta dura, saggia, coraggiosa, arrivasse anche in numeri massicci in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, sarebbe il disastro. Perché la sanità in Lombardia è un modello a livello mondiale. Altrove purtroppo non ci sono gli stessi numeri di medici e le stesse strutture e gli stessi letti di terapia intensiva. Quindi riflessione numero uno dopo questo servizio. Le scelte, la chiusura dei negozi, delle attività che non sono fondamentali, è chiaro che devi garantire alla gente di mangiare, di curarsi e devi garantire le aziende strategiche per lo Stato, l'energia elettrica, la raccolta dei rifiuti. Tutto quello che non è strategico va chiuso, perché è meglio chiudere per 15 giorni, debellare questo maledetto virus e poi ripartire, piuttosto che fare scelte diverse giorno per giorno. Seconda riflessione, un enorme ringraziamento non solo ai medici, agli infermieri e agli operatori sociosanitari che stanno facendo cose incredibili, e questo ci deve far ripensare anche al nostro sistema della scuola. Aprire il numero chiuso a medicina, avere più specializzazioni per i medici, perché ce ne stiamo rendendo conto. Però io penso anche ai poliziotti, da ex ministro, poliziotti, esercito, carabinieri, agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria, che in questi giorni hanno combattuto 6.000 delinquenti che hanno fatto rivolte in 30 carceri italiane. Alcuni sono evasi a Foggia e sono ancora in giro per Foggia. Stamattina il ministro Bonafede, le do il dato, ha parlato di, nell'informativa che ha reso in Parlamento, ha parlato di 40 feriti dalla polizia penitenziaria per i disordini dei giorni scorsi e 12 morti tra i detenuti, per lo più per ragioni di abuso di sostanze. Abbiamo visto, hanno preso d'assalto le infermerie. Quindi è giusto che lei rivolga questo ringraziamento a coloro che hanno
anche nelle carceri, insomma, fanno il loro lavoro. No, perché quotidiano. Appunto qualcuno dice bisogna occuparsi, poverini, dei carcerati, per carità di Dio, adesso mandiamo le mascherine a chi è in carcere, però spesso ci sono poliziotti, pompieri o carabinieri che non hanno le mascherine, quindi con tutto rispetto per chi è in carcere, però con l'idea che se è in carcere evidentemente qualche cosina l'ha fatto, io mi occuperei delle mascherine per i poliziotti e per i pompieri prima di mandarle in carcere, però questo è un mio pensiero. Segretario, vorrei ho ancora due collegamenti che vorrei condividere con lei. Il primo è Milano, perché noi ogni giorno andiamo lì per questa cartolina quotidiana che ci fa bene, ci piace vedere Milano perché è sempre bellissima, ma in questi giorni ci fa male, la sua città, la grande Madonnina. Esatto, ci fa male perché è chiaramente una città che sta soffrendo. Luca Forlani ci aggiorna anche perché sappiamo che il governatore ha rivolto una richiesta stringente al governo. Vengo da Luca Forlani in diretta. Sì, Alberto, sono qui in Piazza Duomo. A Milano i negozi stanno chiudendo progressivamente. Si vedono molte saracinesche abbassate, ma per libera scelta degli esercenti, perché ad ora non c'è ancora una comunicazione ufficiale. La si attende nelle prossime ore perché appunto il governatore della regione Lombardia, Fontana, ha chiesto misure più rigide. Una chiusura totale ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, ha chiesto una rimodulazione, ovvero una riduzione delle corse per consentire a chi per motivi di necessità o di lavoro si deve necessariamente spostare e li deve utilizzare. Inoltre è al vaglio la proposta di trasformazione di due padiglioni della ex fiera di Milano per creare una terapia intensiva che possa accogliere circa 500 persone, con l'assunzione anche di un nuovo personale sanitario e la richiesta impellente qui in Lombardia di macchine per la ventilazione meccanica, appunto. Grazie Luca Forlani. Segretario, so che lei ha fatto sua questa richiesta di alcuni governatori di fatto omogeneizzare e chiudere, tranne i servizi essenziali, l'intera nazione. È evidentemente una misura forse che sarà assunta progressivamente, perché immagino ci sia anche un problema di tenuta, no, del Paese. È una richiesta che faccio da papà, da italiano, perché la salute dei nostri genitori, dei nostri nonni e dei nostri figli viene prima di qualsiasi altro ragionamento politico, dei vincoli europei, del guadagno della multinazionale. Quello che è fondamentale per la vita del Paese rimane aperto. Tutto quello che non è fondamentale si chiude. Qual è la differenza? Anche a Roma molti negozi stanno per responsabilità, per correttezza, tirando giù la saracinesca. Sai qual è il problema? Che se un imprenditore, un commerciante, un negoziante chiude per sua spontanea volontà, poi difficilmente potrà avere un risarcimento. Se ci sarà un intervento del governo, è quello che chiediamo a gran voce a nome dei medici, a nome degli infermieri, degli anestesisti, uno chiude sapendo che ha le spalle coperte. Perché è chiaro che l'emergenza è sanitaria e bisogna sconfiggere una malattia che, pensate, solo in Veneto, stando ai medici e alle statistiche, se non si interviene drasticamente oggi, entro un mese arriverà a contagiare quasi la metà della popolazione. Ma questo riguarda il Veneto come la Puglia e come la Campania, non è un virus che se ne sta solo in alcune province. È chiaro che lo Stato deve garantire l'artigiano, il commerciante, il piccolo imprenditore, il lavoratore in generale, il taxista, il camionista, che se prende una scelta coraggiosa oggi per la salute pubblica, poi lo Stato c'è e poi hai la garanzia che non rimani a casa, perché non vorremmo passare dall'emergenza sanitaria all'emergenza sociale ed economica, ovviamente.